concludo, non voglio portarla troppo alla lunga questa storia. Dico così, dico che come per Gedeone, come per Maria, come per Padre Pio e come per tutti gli uomini e le donne che hanno creduto profondamente nel Signore, ne vale la pena offrire tutte le proprie energie, le proprie forze, la propria persona, la propria storia, il proprio tempo, tutto quello che il Signore ci concede per il suo progetto nella nostra vita. È Lui l'unico che non ci deluderà mai, mai. Allora è bello pensare in questo momento a tutti coloro che, in modo particolare ai giovani, che vivono esperienze di volontariato, di donazione, per il gusto semplicemente di vedere un bambino che sorride, una persona che è nell'afflizione, che ritrova la sua gioia. Questa è la paga che il Signore già su questa terra ci concede. E queste sono le gioie che non finiranno mai, che ci appagheranno, che ci renderanno felici di una gioia che non è semplicemente di questo mondo. E mi auguro che ciascuno di voi possa sperimentarla.